Ci sono vari motivi per cui ha senso confrontare LG Nexus 5X con OnePlus X, a prescindere dalla X finale. Scoprite il perché, tutte le similitudini, tutte le differenze e forse anche quale dei due smartphone comprare nel nostro confronto appunto fra LG Nexus 5X e OnePlus X. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nel confronto fra due medio gamma slash top di gamma slash dimensioni contenute slash qualsiasi altra cosa vogliate. Fatto sta che ci sono vari motivi per cui ha senso accostare LG Nexus 5X alla vostra sinistra e OnePlus X invece alla vostra destra. Si trattano ovviamente dell'ultimo smartphone di casa Nexus, uscito però assieme al Nexus AP di Huawei. Questo è quello più economico, più compatto e di qualità costruttiva leggermente inferiore, neanche leggermente inferiore. OnePlus X invece a destra è l'ultimo OnePlus uscito, non è il top di gamma dell'azienda, ma è il medio gamma dell'azienda, un po' come se fosse una versione rivista del OnePlus One dell'anno scorso, ma con qualità costruttiva decisamente differente. Ma iniziamo dalle differenze in termini di dimensioni. Abbiamo un LG sicuramente più grande, c'è anche un display più grande, questo è assolutamente da dire. Dimensioni 147 72,6 7,9 mm di spessore. Qui abbiamo 140, 69 e 6,9 mm di spessore, quindi decisamente più sottile. Essendo anche più compatto, però sembra più pesante perché pesa 2 grammi in più, 138 contro i 136. Ovviamente prendendo questo in mano si pensa subito wow quanto è leggero, e prendendo in mano questo si pensa subito wow com'è, non dico pesante, ma quantomeno consistente, robusto. Queste sicuramente sono cose che penserete. Sono molto diversi dal punto di vista della qualità costruttiva, non so cosa ho aperto, ok? Qui abbiamo uno smartphone interamente realizzato in plastica con un design un po' particolare, ma che a me piace, con questa fotocamera leggermente sporgente a forma di vulcano, un lettore di impronte digitali molto 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 preciso qui al centro fra la scritta Nexus e la fotocamera di questo smartphone LG, invece fotocamera che di cui è dotato OnePlus 2 ma non OnePlus 6. Qui abbiamo una doppia red flash, un autofocus laser che anche questo non è in dotazione di OnePlus 6, tasto di accensione bilanciere del volume, sopra abbiamo il secondo microfono, sotto la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5, quindi connettore anche differente visto che qua abbiamo una porta micro USB al contrario appunto del OnePlus 2 che anche lui invece ha un USB Type-C. Abbiamo gli speaker posti inferiormente, qui lo speaker al singolare è posizionato qua giù, in realtà anche qui è al singolare, tasto di accensione, bilanciere del volume, carrellino per le SIM, perché qui abbiamo uno smartphone dual SIM, sopra abbiamo il jack audio e la porta, scusate ma non sta mettendo a fuoco assolutamente nulla, il jack audio a 3,5, il secondo microfono, vi faccio rivedere anche il profilo qui che non vi avevo fatto vedere per bene. Il profilo dall'altra parte invece ha in dotazione questo che è uno switch fisico per cambiare lo stato della suoneria. Allo stato attuale secondo me non ha moltissimo senso, ma quando verrà aggiornato a Android Marshmallow secondo me ne acquisirà molto molto di più. Cosa mi piace di più? Fra i due sinceramente OnePlus X mi piace molto di più, anche perché qua abbiamo questo bellissimo retro in vetro che ovviamente non è in dotazione come avete visto di questo smartphone in plastica, e il profilo metallico, quindi punta tutto sulla qualità costruttiva e devo dire ha anche un design molto molto gradevole. Poggiamoli, parliamo di batterie, hanno due batterie non removibili, qui una 2700 e qui una 2525 mAh, fra i due la batteria va a favore di LG Nexus 5X. Sono entrambi degli smartphone con un'autonomia diciamo più che sufficiente, non eccezionale ma più che sufficiente. Fra i due, se la batteria è un punto che vi interessa particolarmente, io opterei per lo smartphone di LG. I display sono invece secondo me la cosa che più farà pendere l'opinione, almeno la cosa più appariscente che vi sto mostrando adesso in questo video. Guardate, guardate quanto è esplosiva l'immagine all'interno di questo OnePlus 6 e guardate come la luminosità sia fondamentalmente impostata alla stessa maniera. Quindi adesso io andrò ad abbassarla un po'
su OnePlus 6 per cercare di contenere questa luminosità esplosiva. Non è che la luminosità automatica faccia miracoli, infatti guardate cosa succede quando la porto al minimo, è comunque sulla luminosità automatica e questo non è che gli faccia tantissimo onore avere una variabilità così bassa rispetto a quella di LG, che invece è molto più ampia. E qui andiamo ad aprire le foto. Esprimere un giudizio è molto difficile, perché se dovessimo giudicare un display per quello che colpisce e stupisce di più, vincerebbe OnePlus a man bassa. Mentre invece però dobbiamo dire che quello di LG è soprattutto il display più fedele, quello con i colori più veri, e da questo punto di vista ognuno sceglie semplicemente quello che gli piace di più. Se fosse un test, diciamo, prettamente tecnico, quello di LG vincerebbe, perché quello di OnePlus, avendo questi colori così esplosivi, non si può certo dire che sia realistico. È molto percepibile la differenza del colore fra i due, non è come in altri smartphone in cui bisogna un po' sforzarsi, qui è palese quale sia la differenza cromatica fra i due. Tra l'altro devo arreggere un po' OnePlus, perché è un pochino più scivoloso di LG, anzi decisamente più scivoloso dello smartphone di LG. Vi faccio ancora vedere un po' di immagini, perché c'è una differenza veramente incredibile fra l'uno e l'altro. Tasti, qui tasti virtuali all'interno del display, qui tasti touch fuori dal display con la possibilità, e volendo anche rispostarli dentro. Fatto sta che sicuramente metterli fuori gli fa guadagnare un po' di spazio, perché se andiamo ad allineare, vedete, le griglie delle icone, allora i display diventano praticamente alti uguali. Ovviamente c'è la modalità immersive in varie applicazioni, come quella della galleria, che ovviamente, vedete, se apriamo una foto li fa scomparire, quindi sfrutta tutto il display. Quello che mi dispiace di più è di OnePlus il fatto che i tasti qua sotto sono retroilluminati, ma il fatto che siano retroilluminati è una specie di azzardo, perché come vedete, se faccio il riflesso così, neanche vedete niente, non si vedono niente, non c'è proprio niente da fare. Connettività, abbiamo smartphone con connettività abbastanza diversa. C'è da dire che OnePlus 6, se scegliamo di rinunciare alla memoria espandibile, è uno smartphone dual SIM, quindi questo è un punto a favore. OnePlus 6 ha la radio FM e ha un GPS che ha un fix, a mio parere, decisamente più veloce. Non è solo mio parere, ma ho fatto un po' di prove, è più veloce di quello dello smartphone di LG. LG dalla sua però ha connettività a 300 megabit, wifi che supporta la banda 5 GHz, che stranamente invece OnePlus 6 non supporta, il bluetooth addirittura 4.2, c'è anche l'NFC e il wifi è appena più stabile e più sensibile di quello di OnePlus. Quindi dal punto di vista della connettività ci sono alti e bassi su entrambi i dispositivi. Ma vi parlo di hardware invece in generale, non solo di connettività. Qui abbiamo un processore Snapdragon 808 Exacore da 1.8 GHz a 64 bit, 2 GB di RAM e 16 o 32 GB di memoria interna, purtroppo non espandibili, e questo è un bel controsenso, soprattutto per il prezzo a cui viene venduto. OnePlus 6 invece ha uno Snapdragon 801, quindi dello scorso anno, quad core da 2.3 GHz a 32 bit con 3 GB di RAM, quindi più di LG Nexus 5X, e possibilità di espandere la memoria. Per quanto riguarda le prestazioni, tutto sommato, anzi, invece che tutto sommato, facciamo così. Facciamo girare ora il test fra i due dispositivi. Piccolo spoiler qui per lo smartphone di LG, pronti a te, di via. Ecco qua, i due benchmark sono finiti e come vedete c'è una sostanziale differenza fra i due smartphone in termini di numeri, ma soprattutto guardate la differenza che c'è in termini di 3D, e questo avete visto anche il test iniziale, anche se voi l'avete visto velocizzato, forse si riesce un po' a percepire il fatto che quello di Nexus 5X sia
decisamente più fluido di quello di OnePlus X. Android versione 6.0 Marshmallow sullo smartphone Nexus e soprattutto garanzia di aggiornamenti per un bel periodo e soprattutto rapidi, questo è il motivo principale per cui si compra un Nexus. OnePlus X ha Android 5.1.1 personalizzato con Oxygen OS 2.1.3, dove abbiamo questa sezione personalizzabile con gli widget, la possibilità di cambiare leggermente il tema dark andando a cambiare appunto il modo in cui appaiono i colori, oppure possiamo passare al tema chiaro. Abbiamo la possibilità di abilitare le gesture, la possibilità di modificare i tasti qua sotto andando a invertirli o assegnandogli altre funzioni per la pressione prolungata, insomma nella personalizzazione, vedete, questo intendevo, cambiare il colore del tema, in questo caso l'ho fatto diventare grigio. Insomma, queste, c'è qualche opzione in più. Tra l'altro a me piace moltissimo questa sezione con i widget, cosa che invece sul Nexus 5X non c'è. Sul 5X c'è Now on Tap, che ancora su questo account non funziona, però sta arrivando in Italia in questi giorni, quindi è sicuramente doveroso parlarne. Qui ovviamente Now on Tap non c'è, al suo posto c'è Google Now. Bisognerà attendere sicuramente il prossimo aggiornamento di OnePlus. Andiamo a parlare di audio. Sull'audio, nonostante questo speaker sia frontale, OnePlus X batte Nexus 5X abbastanza tranquillamente, soprattutto quando poi il brano parte il volume non si attenua, mentre invece qui il volume si attenua e tutto l'audio si schiaccia, si comprime un po'. Sicuramente l'audio di OnePlus esce vincitore da questo test, nonostante sia posizionato sotto e qui sia posizionato davanti. Mi sono reso conto di non aver detto una cosa, di non aver detto che lo schermo di OnePlus è molto più brillante, ma non ho detto il perché. Perché? Perché è stata usata la tecnologia AMOLED al contrario di quella TFT dello schermo del 5X. Per quanto riguarda l'hardware, differenza sostanziale: qui abbiamo un lettore di impronte digitale, qui abbiamo uno switch fisico per l'audio, l'avete visto sul fianco. Andiamo ad aprire il browser per fare un rapidissimo confronto per quanto riguarda le prestazioni del browser, proprio rapidissimo. Aspettiamo che tutti e due finiscano di caricare. Ha finito LG, sta per finire OnePlus. In teoria ha quasi finito, ok, ha finito. Facciamogli caricare un po' di immagini, ma direi che è già arrivato il momento giusto per fare la prova. Per quanto riguarda le prestazioni, devo dire non ci sono grosse differenze, a parte il fatto che facendo così il OnePlus scivola tremendamente sul nostro piano. Quanto costano questi due smartphone? LG Nexus 5X viene lanciato a 479 euro nella versione a 16 GB, si trova già online anche a meno di 400 euro, mentre invece OnePlus X viene lanciato al prezzo di 269 euro. Serve un invito? C'è modo di acquistarlo anche senza invito su alcuni store, ma anche su quello di OnePlus. Se ci seguite saprete che OnePlus sta facendo in modo che voi possiate acquistarlo anche senza invito, quindi continuate a seguirci su androidworld.it. Detto questo, fra i due io personalmente preferisco OnePlus. OnePlus lo preferisco perché? Perché costa meno, perché è più compatto, più sottile, meglio costruito. Mi piace molto lo switch fisico e nell'utilizzo di tutti i giorni lo preferisco a quello, alla funzionalità del lettore di impronte digitali di N5X. Quest'ultima, solo quest'ultima, è comunque un'opinione strettamente personale. Preferisco la fotocamera di LG, di cui non ho parlato in questo confronto, ma vi farò vedere un po' di foto online. Preferisco lo schermo anche di LG, non mi fa impazzire la super brillantezza di OnePlus. Preferisco anche l'autonomia di LG. In tutto questo, però, perché ho detto OnePlus? Perché il prezzo inferiore, secondo me,
mettiamola così, il prezzo più alto di LG non è giustificato da quello che in più offre. Questo secondo me, ma ovviamente poi ognuno potrà dire la sua in base alle sue necessità e alle sue esperienze. Per questo confronto fra LG Nexus 5X e OnePlus 6 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.